La vita spesso ci sorprende, mettendoci davanti ad eventi e sfide che vorremmo non vivere. Eppure trovare la forza e le energie necessarie per reagire diventa l'unica soluzione. La puntata di oggi riguarda la disabilità, un mondo complesso, raccontato però in chiave positiva, con la fiducia di chi ama la vita e la vive intensamente. Il protagonista di questa storia è un giovane di Sasso Marconi, Federico Feliziani, 27 anni. La sua più grande passione è la politica, che racconta tra le pagine del blog. Difficile non rimanere colpiti dal suo animo, dal suo essere combattivo, un vero e proprio concentrato di resilienza. Fin dalla nascita ho conosciuto la mia amica fraterna, la mia compagna di vita, che non potrei lasciare mai, la disabilità. Spesso mi sforzo di immaginare una vita senza disabilità, ma non ci riesco. Io e la mia disabilità siamo amici dalla nascita, abbiamo un continuo dialogo, mi rifiuto di lottare contro di lei e infatti l'ho accettata come una compagna di vita. A volte siamo in competizione, a volte litighiamo e a volte mi rende felice averla. Credo che la sfortuna non esiste, esistono le condizioni che ognuno di noi si trova a vivere e la possibilità di reagire vivendo per come si può. Parole a cui ispirarsi, che possono illuminare il cammino quando davanti a noi è buio, per trovare una soluzione quando sembra non esserci, contando sulle forze nostre e di chi ci vuole bene. La sfortuna non esiste, come ci ricorda Federico. Tutti dobbiamo cercare di vivere con ottimismo, per vedere il bicchiere mezzo pieno, fiducia, per trovare negli altri un valore aggiunto, coraggio per raggiungere i nostri sogni, gratitudine per apprezzare ogni giorno. In fondo la vita vale sempre la pena di essere vissuta. Buone feste a tutti voi!